Stefano De Vita, che è il coordinatore del gruppo Taormina Futura, che è stato il gruppo più eletto alle passate amministrative con circa 850 preferenze. Oggi si è venuta a creare una grossa frattura all'interno del gruppo di maggioranza, in parte dovuta alle nomine di sottogoverno, ma credo che ci sia un problema politico. Qual è la sua opinione a riguardo? L'opinione è quella che la maggioranza deve stabilire un percorso, un criterio, delle regole per stare insieme. Non è il problema oggi. Oggi il problema è l'ASM, ma non è il problema l'ASM, perché domani potrà essere il problema Palazzo dei Congressi, il problema di gestione della spazzatura. Ci sono una serie di argomenti importanti, la pianta organica, Taormina Arte, su cui o si ragiona tutti insieme, si decide insieme, a maggioranza, all'unanimità, secondo un criterio che è da stabilire, lasciando l'ultima parola al sindaco. Ma se non ragioniamo insieme su queste cose, c'è il rischio poi che si va avanti con posizioni diverse che poi, se non affrontate, determinano spaccature come quelle che sono verificate in questi giorni. Credo che si sta andando avanti proprio per questo problema politico. Erano state poste anche delle problematiche riguardo alla sua persona, perché circolava il suo nome come futuro appunto numero uno dell'ASM. Vi era pure un problema riguardante le indagini a cui era stato sottoposto, era stato ovviamente posto ai domiciliari e poi rimesso in libertà col provvedimento del 19 luglio. Ci vuole fare un quadro esatto della situazione sì, a riguardo? Partiamo intanto dalla situazione soggettiva. Sostanzialmente, dopo il mio arresto, a circa un mese di distanza, il Tribunale della Libertà, esaminando il ricorso presentato dal mio avvocato, ha annullato il procedimento di arresto nei confronti di altri soggetti implicati nella vicenda Giacchetto. Il provvedimento del Tribunale è stato un provvedimento di revoca. Cosa significa? Che l'annullamento incide dal momento in cui è venuto l'arresto, cioè sostanzialmente loro dicono che non c'erano le condizioni giuridiche nei confronti del sottoscritto affinché io fossi un pubblico ufficiale e quindi potesse assumere delle atti contrari alla pubblica utilità e quindi atti che potevano portare al reato contestato. È chiaro che il Tribunale è entrato nel merito della vicenda della custodia cautelare, ci sarà ora un procedimento che è in corso, io in questo momento ho lo status giurisdizionale che ho, è quello di indagato, ma il pubblico ministero, visto che sono state completate le indagini, potrà poi decidere se fare o non fare un rinvio a giudizio. In questo siamo sereni, se c'è una richiesta noi presenteremo le nostre memorie, anche perché il Tribunale della Libertà, pur essendosi pronunciato su fatti diversi, cioè non nel merito ma solamente sulla custodia cautelare, però ha affermato alcune cose importanti che riteniamo possono essere l'elemento di base per cui il procedimento possa finire in tempi diciamo rapidi con la completa scagionando completamente quella che è stata la mia responsabilità. Alla luce di quello che lei ci sta dicendo, a questo punto bisognerebbe rivedere in un'ottica anche diversa tutta la situazione politica che si è venuta a creare a Taormina, e proprio penso che quello sia il problema basilare. Sì. Quindi esatto, ci faccia una sua analisi e magari ci proponga delle soluzioni per risolvere l'impasse. L'analisi è quella che ci siamo fatti un pochettino prima, cioè sostanzialmente bisogna avere la capacità politica di affrontare i problemi. Non è mediando all'infinito o peggio ancora infilando la testa sotto la sabbia come gli struzzi che si risolvono le problematiche politiche. Ci sono dei problemi diciamo di ruoli, problemi di scelte politiche, problemi di attuazione del programma. Allora, questo dobbiamo affrontare, dobbiamo avere la capacità insieme al sindaco e ai componenti della maggioranza di sederci, anzi aggiungo i componenti tutti del Consiglio Comunale, perché ormai immaginare una divisione netta fra maggioranza e minoranza mi sembra sterile. Perché le problematiche sono così gravi e così tante che la logica dovrebbe essere quella del governo di salute pubblica, cioè cercare in qualche modo tutti di metterci insieme, ragionare sulle cose importanti e farle, perché Taormina continua a rimanere sull'orlo del dissesto finanziario, lo sappiamo bene, Taormina sta vivendo una crisi economica diciamo superiore rispetto a quella che c'è nel resto del paese, e tutto questo non può essere affrontato nella logica della contrapposizione fra gruppi. Sediamoci, stabiliamo sulle 5 cose importanti, 10 cose importanti da farle, la cosiddetta agenda, no? Che a livello nazionale viene ricordata spesso. Su questo va trovato un'intesa, un accordo, poi se l'ASM deve andare De Vito, deve andare Fichera, non è questo importante, è importante stabilire un criterio, una regola, un metodo che vincoli tutti quanti. Quindi lei ci sta dicendo, nonostante il sindaco abbia dichiarato pubblicamente che lui non vuole ricorrere alla opposizione, che il vostro gruppo politico sarebbe disposto per il bene della città a fare un discorso politico più ampio, anche eventualmente ragionando su un nome diverso dal suo per ricoprire le cariche che ancora appunto sono in discussione, e a questo punto parliamo pure di un azzeramento globale della giunta. Ecco, se si apre un ragionamento di questo tipo, che non è, attenzione, un allargamento della maggioranza a gruppi di minoranza o peggio ancora togliere un gruppo e metterne un altro, è un ragionamento diverso che tra l'altro abbiamo proposto anche a Mauro Passalacqua un anno prima della fine del suo mandato. Quello c'è, che Taormina ha bisogno dell'apporto di tutti.
Poi chi deve avere un ruolo e non deve averlo, lo vediamo. Azzeriamo tutto quanto, tutta la giunta, tutto quanto, ricominciamo da capo, col coinvolgimento reale di tutti i soggetti politici, perché solamente affrontando le cose in questo modo, quindi eliminando alla radice la logica della contrapposizione fra gruppi, è possibile secondo me fare le scelte che talmente ha bisogno si facciano. Mi scusi, ma credo che questo debba avvenire necessariamente in tempi brevi perché siamo praticamente a stagione turistica avviata e la città si trova di fatto, a parte il sindaco, senza una reale guida e sono tante le problematiche da affrontare. Non possiamo appunto attendere dei tempi biblici come ciò che è avvenuto a inizio della legislatura quando si è perso più di un mese per fare la squadra di governo. Purtroppo in quel momento non sono potuto intervenire, ma la cosa grave è che parliamo di questi argomenti, non solo di ASM, ma di tutto quanto, la rete fognante è stata anche nominata da poco, cioè noi ci abbiamo messo mesi e mesi per affrontare problemi che si devono affrontare in 3 giorni, cioè, ci si chiude in una stanza 3 giorni tutti quanti e si esce solamente quando c'è la soluzione che in qualche modo possa rappresentare come dire, un continuum rispetto alle cose che ho detto. Allora, questo è credo che sia il metodo, non ci vogliono tempi biblici. Ci si siede oggi, domani, martedì, mercoledì, ma in una settimana tutto questo può essere risolto, se c'è la volontà. Se qualcuno pensa che ha il proprio orticello, se qualcuno pensa che ha una propria posizione definita, se qualcuno pensa di essere intoccabile e inamovibile, non è così. Non è così perché oggi la Taormina non ha bisogno di queste situazioni. Quindi, rimettendoci tutti in discussione, io per primo, ma chiaramente il discorso se vale per me deve valere per tutti, ci rimettiamo tutti in discussione e vediamo se questa maggioranza può andare avanti da sola, oppure, come io ritengo, debba in qualche modo aprirsi. Non all'inserimento necessariamente in giunta di nuovi soggetti, ma alla condivisione sulle scelte importanti di tutti coloro i quali a Taormina rappresentano la comunità elettorale cittadina di Taormina. Torniamo all'ASM, che era il problema principale, diciamo la verità. Lei ha già occupato un ruolo importante all'interno di questa azienda, quindi ne conosce tanti aspetti. Si è parlato tanto della gestione italiana, criticata, vituperata per certi versi. Come intende lei affrontare appunto il problema ASM qualora fosse nominato, o comunque qual è la sua opinione riguardo alle passate gestioni e cosa intende mettere in atto per risolvere questi gravi problemi che vi sono? Io sono stato presidente dell'ASM per 1 anno e mezzo, fino alla scomparsa del dottore D'Agostino. Quel periodo qualcosa di buono ritengo abbiamo fatto, non fosse altro che abbiamo attivato le linee urbane per Trappidella e per Mazzeo, in grande contrapposizione con la società che in maniera monopolistica gestisce questo servizio. All'epoca certo la situazione finanziaria non era rosea, abbiamo chiuso nel 2006 il bilancio con un utile di 47.000 euro ante tasse, di cui si è andato un po' sotto, nel 2007 più o meno la stessa cifra. E questo perché l'azienda probabilmente aveva delle carenze gestionali organizzative che vanno comunque superate. Bisogna chiarire, anche alla luce di quello che è emerso in Consiglio Comunale, qual è l'attuale situazione finanziaria dell'azienda. Perché a più riprese il liquidatore ha rappresentato, il liquidatore italiano diciamo, ha rappresentato una situazione di grande recupero finanziario ed economico dell'azienda. Si ipotizza un passaggio dai 500.000 euro di negativo, di passivo, del 2011, addirittura un utile di 2 milioni di euro nel 2012. La cosa mi sembra, diciamo, poco credibile, anche alla luce di quello che è emerso nella relazione che ha fatto Pappalardo in Consiglio Comunale. E voglio citare quella perché mi rendo conto che la mia posizione potrebbe essere, diciamo, interessata o conflittuale rispetto a quello che dico, ma i dati che ha portato Pappalardo, che sono tra l'altro verificabili anche su carta, mi sembrano abbastanza chiari. Pappalardo ha parlato di 3.000 euro di disponibilità finanziaria in questo momento per conto dell'azienda Servizi Municipalizzati. Parliamo di 3.000 euro non di utile o di denaro in cassa, parliamo di 3.000 euro residui della scopertura che l'azienda ha fatto più di 10 anni fa, che è una scopertura di circa 1 milione di euro. Significa che lui in questo momento ha un passivo di cassa, quindi non di competenza, di circa 997.000 euro, centesimo più centesimo in meno. Voglio ricordare che nel periodo in cui ero presidente questa scopertura è stata utilizzata un anno per 435.000 euro, un altro anno per 460.000 euro. È normale che ci sia la scopertura perché l'azienda è stagionale sostanzialmente, quindi in inverno diventa difficile far fronte a tutti gli stipendi, i contributi diciamo, e gli altri pagamenti senza diciamo, la liquidità che afferisce progressivamente. E quindi tutti abbiamo fatto ricorso a questo tipo di meccanismo, ma Tajana ci ha battuto, nel senso che Tajana ha dovuto fare ricorso ancora in maniera massiccia rispetto a noi, tra l'altro con alcune inadempienze perché non aveva pagato l'IVA in tempi giusti, proprio per questa mancanza di liquidità. Allora, se c'è questa mancanza di liquidità significa che il miracolo economico non c'è stato. Perché delle due l'una, o io ho determinato un utile reale, non solo su appostamenti di somme in bilancio, come spesso i commercialisti sono bravi a fare,
Se c'era un utile reale, la cassa doveva essere meno sofferente di quello che è attualmente. Se la cassa soffre così tanto di più, mai si è arrivata a questo punto negli ultimi 10 anni, probabilmente qualche problema gestionale, finanziario, economico l'azienda ce l'ha, e quello che lui ha dichiarato nelle sue relazioni, nei suoi interventi, non è reale. Tornando proprio all'aspetto dei bilanci, sappiamo che l'ASM vanta dei crediti nei confronti del comune di Taormina, come ha sottolineato anche l'ex liquidatore. Inoltre, il consigliere Longo, durante il suo intervento in consiglio comunale, ha anche fatto capire che chiaramente questi bilanci potrebbero essere artefatti, nonostante siano stati praticamente poi vagliati attentamente dai revisori. Qual è la sua posizione a riguardo? Io non ho visto i bilanci dell'azienda. Mi rifaccio a quello che ha scritto la prima commissione quando ha esaminato il bilancio 2011. Ha mosso alcuni rilievi richiedendo al liquidatore dell'epoca Tajana una serie di documenti integrativi. Anche perché purtroppo negli ultimi anni il bilancio dell'azienda viene fatto in maniera sintetica. La legge lo consente, attenzione, ma visto che gestiamo denaro pubblico sarebbe opportuno invece che il bilancio venisse rappresentato in maniera analitica e dettagliata. Questo è uno dei primi impegni che mi sento di assumere qualora fossi indicato, cioè quello che, poiché gestiamo denaro pubblico e poiché l'ASM è nell'occhio del ciclone, la contabilità dell'azienda deve essere resa pubblica al massimo livello, indicando nei bilanci presentati i singoli fornitori, i singoli debiti, i singoli crediti, cosa che oggi non c'è. Così come ritengo necessario, ma d'altra parte lo prevede la legge, che tutti gli atti dell'ASM, non solo le delibere, ma la determina, gli atti di liquidazione, il curriculum dei consulenti, tutto questo venga pubblicato sul sito internet, come impone la legge. Sono elementi di trasparenza che non Bruno devi da volare, la legge ci impone di attuare e che forse in passato non sono stati attuati pienamente. Quindi diciamo, su questi aspetti io penso che si debba fare anche un cambio di modalità di gestione, anche perché non è semplicemente cambiando il nome che cambiano le cose, i nomi possono, ripeto, è De Vita o è Tajana, non cambia niente se non cambiamo alcuni aspetti. Ne voglio citare un altro. Da sempre in azienda, me lo ricordo anche all'epoca in cui io ero presidente, la procedura dell'affidamento diretto dei servizi è la prassi. Questo si può capire per spese piccole, ma quando già andiamo su spese più grosse, io ritengo che l'azienda, pur senza essere obbligata, diciamo perché la legge non ti obbliga, debba comunque procedere con provvedimenti di natura, come dire, concorrenziale, facendo analisi di mercato, presentando un bando di evidenza pubblica, perché sempre denaro pubblico maneggiamo. E a maggior ragione l'azienda che insomma ormai da quando è nata, praticamente nell'occhio del ciclone, deve essere più trasparente possibile. Quindi secondo me è importante, lo scrissi già nel 2007, lo ripeto ora, che l'azienda prima di comprare uno spillo faccia un esame come dire, concorrenziale, tenendo conto del mercato, faccia una procedura di evidenza pubblica, faccia cioè quello che normalmente si deve fare quando bisogna scegliere il prezzo più basso e la qualità migliore possibile. Questo è un nodo che l'azienda non ha mai affrontato, purtroppo, ma la necessità di ridurre i costi ci impone oggi di non poter usare metodologie e procedure diciamo, del passato, ma ci deve costringere a fare sempre una comparazione per trovare il miglior fornitore. Affrontiamo un altro aspetto sempre di ASM, sembra essere l'uovo di Colombo, ma se ne parla da ormai quasi decenni, potremmo dire, ma non è mai stato attuato. Ne ha parlato anche il liquidatore durante il suo intervento in consiglio comunale, quello delle scale mobili. C'è chi dice che non sia stato fatto per un problema ai dipendenti. Qual è la sua posizione a riguardo? Perché effettivamente poi non sono mai state realizzate, anche perché da quanto ho capito l'impegno di spesa non sarebbe eccessivo. Esatto. Allora, quando ero presidente, scrissi al sindaco dell'epoca che ero disponibile come azienda a realizzare a spese mie non personali dell'azienda, il collegamento verticale, privilegiando le scale mobili perché costano meno rispetto agli ascensori, ovviamente, e in cambio però ci deve essere un affidamento del parcheggio di un certo numero di anni. Perché questo? Avevo conteggiato all'epoca, ritengo che Tajana abbia fatto lo stesso, in circa 300.000 euro l'anno il costo del servizio navetta. Questo significa che io in tot numero di anni, se l'investimento costa 1,5 milioni di euro, io in 5 anni lo ammortizzo. E sono i 5 anni che io richiedo, perché non devo fare utili, al comune di gestione del parcheggio per poter fare questa cosa. L'ho richiesta io, ritengo che l'hanno richiesta anche i successivi responsabili legali dell'azienda, l'ha fatto anche Tajana. Perché non si è attuato? Io posso parlare per la mia esperienza. Intanto perché ancora all'epoca era in itinere il progetto vecchio parcheggi e collegamenti, voglio dire, quella è una tranche di un progetto più complessivo che riguarda anche la realizzazione dei parcheggi di Porta Catania e quant'altro. E quindi finché non si chiudeva quella vicenda, di fatto il titolare di quel collegamento non era l'ASM, neanche il comune, ma era la ditta che aveva avuto in appalti lavori. Purtroppo all'epoca non si riuscì mai a sbloccare questa vicenda, che poi portò infatti al contenzioso di cui oggi si parla tanto. Credo che oggi la situazione è diversa, perché a questo punto non c'è più un rapporto contrattuale con l'azienda, e quindi l'azienda è la ditta cioè, che ha fatto i lavori.
Ma ci può essere un ragionamento serio fatto con l'ASM per arrivare a questo tipo di soluzione. Io quindi sono molto favorevole a questo aspetto. Sarebbe a costo zero per le casse comunali, per qualunque altro soggetto, e sarebbe sicuramente un miglioramento della qualità anche del servizio che noi andiamo ad erogare. Ritengo che il buon senso che tutti quanti hanno avuto in questi anni abbia portato a fare questa proposta, ma senza l'affidamento per un certo numero di anni del parcheggio la proposta non è fattibile, quindi ci vuole anche la capacità di fare scelte di fondo. Che invece anche, lo dicevo prima, che invece spesso la politica tende invece a non affrontare, a rinviare costantemente, ma questo non fa il bene della città. Analizziamo un altro aspetto proprio che coinvolge ASM, che è quello del contenzioso a cui accennava lei. È una diatriba che va avanti ormai da decenni, si parla anche del mancato collaudo, appunto, di determinate strutture. Durante la sua gestione, appunto, questi aspetti sono stati affrontati e in che termini? La mia gestione ASM? Sì. No, non sono state affrontate, parliamo per chiarire, stiamo parlando delle vicende in pregilo. Stiamo parlando sia delle vicende in pregilo che appunto poi coinvolgono indirettamente l'ASM per via del mancato collaudo dei parcheggi, no? Esattamente, ma dico, noi abbiamo fatto all'epoca una serie di incontri con il sindaco dell'epoca, l'assessore ai lavori pubblici, per cercare di trovare, diciamo, un punto, diciamo, di risoluzione del problema. Le difficoltà sono state quelle che vi dicevo, cioè sostanzialmente il comune aveva difficoltà a rompere il rapporto contrattuale con Impregilo e le società collegate, e quindi qualunque nostra proposta risultava vana. Non so se ci sono dietro anche altre motivazioni, voglio dire, io non capisco che in una vicenda, diciamo, di contrattualità incerta e di quindi evidente poi future possibili come sono realizzate conflittualità anche giudiziarie, la ditta fosse poco disponibile a venirci incontro su tante soluzioni. La ditta e anche gli ingegneri di riferimento. Oggi ritengo che la cosa sia invece possibile, che non ci siano più intoppi rispetto a questa cosa, ma rispetto all'ASM, alle scelte di fondo dell'ASM, va messo un punto definitivo. Oggi l'ASM non ha contratti di servizio, gli affidamenti che ha li ha per un periodo limitatissimo di tempo, non ha una certezza quindi su cui poter investire delle somme. Tra l'altro poi la posizione di liquidazione aggrava questo aspetto. Tant'è che ritengo che di potermi impegnare a dire che la liquidazione comunque va chiusa in un paio di mesi. Perché o l'azienda diventa lo strumento per il rilancio della gestione dei servizi in città, e a questo punto si chiude la liquidazione, oppure se non ci sono le condizioni economiche, alcuni servizi vengono trasferiti e non dico si chiude l'azienda perché non si può chiudere, ma comunque si scelga quali servizi lasciare in capo all'azienda e quali no sulla base della redditività degli stessi. Oggi questa analisi non è stata fatta neanche da Diana, devo dire la verità, che doveva in qualche modo analizzare settore per settore e vedere quali erano prospettive di, diciamo, di economicità e redditività, e quindi queste affidarle a un certo tipo di gestione e dismettere le altre. Credo che questo si debba fare in tempi rapidi, perché l'ASM non è solamente la gestione degli attuali servizi, può essere molto di più, si è parlato di spazzatura, si è parlato di altre cose. Ma per fare questo è necessario stabilire se questa ASM deve continuare. Dico questo perché il sindaco, proprio in queste ultime ore, ha fatto trapelare l'ipotesi di uno scioglimento dell'azienda. Non è un'operazione semplice. Ci sono una serie di adempimenti importantissimi da fare, quindi è un'operazione di cui occorre moltissimo tempo. E dobbiamo tener conto dei lavoratori, perché uno scioglimento dell'azienda, in un momento in cui il comune ha un deficit strutturale, un patto di stabilità sforato, potrebbe diventare problematico il passaggio dei lavoratori. Quindi queste cose vanno affrontate attorno a un tavolo con le carte davanti e non con degli spot, con dei messaggi lanciati così in maniera episodica, perché il problema è reale. E il primo compito che avrà il liquidatore, chiunque esso sia, è quello di verificare attività e passività dell'azienda, ma non nel complessivo rispetto al comune, sì, servizio per servizio, e stabilire poi se il servizio di trasporto, di scuola, bus, di illuminazione può continuare e a quali condizioni continuare, fare i contratti di servizio per quelli che devono continuare e per gli altri trovare una soluzione, ma non è una soluzione che può essere immediata, affinché il comune possa rientrarne in possesso. Tutto questo andrà poi a chiarire e a sanare tutte le vicende che abbiamo detto e consentirà all'azienda di fare quegli investimenti, quindi anche quello del collegamento verticale, che sono necessari. Ecco, lei sottolineava proprio anche il punto politico. In effetti, durante il suo intervento, il commissario liquidatore Tajana ha posto anche l'accento sul fatto che vi sia stata una, diciamo,
cattiva sinergia proprio fra l'ASM e la neo insediatasi amministrazione comunale, perché non dimentichiamoci, come lei sa benissimo, che in effetti il mandato era stato conferito al dottore Caiana dal consiglio comunale passato Sì. e chiaramente lui si è trovato con un nuovo consiglio comunale, però non si avevano bene le idee chiare su cosa fare, perché in pratica il percorso di liquidazione, così come è stato inteso, forse appunto è stato un po' protratto troppo nel tempo, Infatti. e penso che questo aspetto va anche ben chiarito, perché bisogna capire quanto deve durare questa alienazione, oppure se deve diventare un tipo di gestione ordinaria, bisogna appunto annullare la liquidazione o Esattamente. come procedere, dica lei. No, esattamente, cioè, non può che questa, diciamo, permanere una liquidazione sul piano formale, di fatto gestire come se fosse ordinariamente efficiente l'azienda. Questa cosa non può più funzionare. E non credo che il Consiglio Comunale abbia avuto preconcetti o abbia omesso di affrontare il problema. Il problema può essere affrontato se si presentano delle carte, ma le carte le può presentare solo l'azienda. Cioè, io ho letto le quattro relazioni del dottore Tajana. In nessuna di queste quattro relazioni veniva fatta un'analisi che potesse poi portare, analisi anche finanziaria, gestionale, che potesse portare quel consiglio a decidere cosa fare. Questo in qualche modo è mancato. Io non credo che non ci sia stata sinergia tra la nuova amministrazione e il dottore Tajana. Io ritengo che anzi c'è stata una certa collaborazione con il sindaco. Però la collaborazione non può significare che io di fatto tengo una gestione di liquidazione, ma di fatto opero come se così non fosse. Perché questo alla fine porta come dire, alla paralisi, a impantanarsi, perché quando poi si tratterà di affidare effettivamente un servizio all'ASM, compresi i parcheggi, in definitiva, un ASM di liquidazione non può assumere questo impegno. Quindi il buon rapporto, diciamo, non è l'elemento essenziale nel rapporto fra il comune e l'azienda. Anche perché, come ha rilevato la Corte dei Conti, permangono, non è colpa di Tajana, sono problemi che si portano avanti da anni, delle discrepanze fra la valutazione sui crediti e debiti che l'azienda ritiene di avere il comune e quello che invece il comune ritiene di avere nei confronti dell'azienda. E solamente mettendo attorno a un tavolo i quattro revisori dei conti, perché secondo me è loro che aspetta questo ragionamento, si può arrivare a stabilire effettivamente qual è il credito che l'azienda vanta, qual è il debito che l'azienda vanta e chiudere un rapporto in maniera certa, così come si dice nel 2010 quando la delibera di un consiglio comunale sanò alcuni aspetti. Ma questa cosa va fatta con numeri condivisi, perché per quello che mi risulta, ma la Corte dei Conti conferma, oggi l'azienda ritiene di vantare somme dal comune molto superiori rispetto a quelle che il comune ha scritto nel proprio bilancio da dare all'azienda. Questo porterà inevitabilmente a una sofferenza economica per l'azienda e per il comune che in questo momento non possiamo sopportare. Il dottore Tajana, tra l'altro, rivendica che durante la sua gestione si sia lavorato molto bene, soprattutto per quel che riguarda le fiere che si sono tenute al parcheggio Lumbi. Ecco, affrontiamo questo aspetto che comunque ha anche una rilevanza in termini commerciali e No, d'immagine. sicuramente, lui ha lavorato bene, so che ha anche individuato dei soggetti che si occupano in maniera stabile. Questo è un fatto positivo. Devo dire che migliorare dallo stato in cui era prima del dottore Tajani era facile perché diciamo, sono stati parecchi anni di non gestione e quindi il settore fieristico era andato a perdersi perché le fiere non vengono spontaneamente, bisogna andarsela a cercare, a contattare, a dare credibilità, a dare garanzie di funzionamento. Ricordo che quando ero presidente noi siamo arrivati nel 2007 a fare 8 eventi fieristici, anche alcuni di un certo rilievo. Quindi basta lavorare bene e su questo Tajani sicuramente avrà lavorato bene. Affinché le fiere possano tornare a termine e rappresentare uno degli elementi della destagionalizzazione turistica importante per la città. Perché io ricordo che le fiere fatte a novembre e marzo, loro per esempio, anche il Gift Fair, hanno portato notevoli presenze in un periodo morto per Taormina, quindi è una cosa su cui lavorare tutti insieme. E quindi su questo sicuramente Diana ha fatto bene, dobbiamo continuare su questo percorso. Un'altra cosa che il dottore Tajana rivendica è il ruolo tecnico, essendo lui dottore commercialista, infatti vengono mosse anche praticamente delle accuse nei confronti della passata gestione di non avere i titoli per poter procedere a una liquidazione oppure a una gestione oculata. Cosa risponde al riguardo? Ma il dottor Tajana sicuramente è il dottore commercialista e ha quindi dei requisiti. Voglio ricordare che lo studio dell'azienda, però sbagliando forse all'epoca quando fu fatto, prevedeva per la figura di direttore generale la laurea in ingegneria o in giurisprudenza, non prevedeva l'economia e il commercio. Io credo che al di là della laurea contino le competenze effettive. Allora, chi ha acquisito nel tempo per il lavoro che ha fatto, per l'attività, la competenza gestionale può secondo me fare il liquidatore, nei limiti diciamo, di quello che prevede la normativa e lo statuto. Per cui ritengo che aveva i titoli lui, avrei i titoli anche io, hanno avuto i titoli anche quelli che in passato si sono impegnati come presidente. Voglio ricordare che ci sono semplici ragionieri che gestiscono fasi di liquidazione, per esempio Messina Ambiente. Quando dico semplici ragionieri non è un'offesa ragionieri, voglio dire non è un problema di titoli, è un problema di competenze reali. Per cui se uno ha le competenze, diciamo, e questo ritengo che il mio curriculum sia abbastanza
significativo da questo punto di vista. Ma ripeto, se poi vogliamo uno laureato in economia e commercio perché riteniamo che questo sia un elemento fondamentale, si ragiona su questi ipotesi, ma è importante che si ragioni, che ci si sieda, si parla. Cioè, in questo momento si fa una commissione di tre liquidatori perché uno magari affronta la parte tecnica, ingegneristica, una parte. Anche di questo si è parlato, però ecco, quando poi invece si affida, come sto facendo ora io, diciamo, solamente a una comunicazione unilaterale, unidirezionale, e senza confrontarsi, senza sedere, non si possono trovare le soluzioni. Le soluzioni si trovano quando siamo tutti attorno a un tavolo, io dico la mia, ognuno dice la sua e si trova una soluzione finale. Lei dico sarebbe disposto anche a un incontro, confronto con la passata gestione e anche soprattutto per essere poi propositivi per creare una gestione che sia fondamentale per la città, perché sappiamo bene qual è il ruolo di SM a un Io certo ambito. sono disponibile, voglio però ricordare, infatti la mia posizione oggi è un po' anomala, che io oggi non ho nessun tipo di titolo o qualifica rispetto all'ASM e non è detto che l'avrò, quindi diciamo, la mia presenza qua in qualità di coordinatore di un gruppo politico e diciamo, ce la vedo anche di persone che state purtroppo tirate in ballo da un annuncio che il sindaco ha fatto quando ha ufficializzato il mio nome e che giustamente i giornali, i blog, chi fa comunicazione ha ripreso. Quindi io sono disponibile a incontrarmi. Non vorrei che questo fosse un ulteriore motivo di polemica rispetto ad altri, visto che ripeto, oggi non rivesto nessun ruolo e non è detto che lo abbia. Quindi posso partecipare a un tavolo nella mia qualità oggi di rappresentante di un gruppo politico. Se dobbiamo parlare di ASM e io devo parlare da ASM, da gestore, dobbiamo aspettare i fatti e quello che accadrà successivamente. Detto questo, qualunque tipo di confronto che si faccia sugli argomenti della città è positivo, è importante. Perché solamente dal confronto vengono fuori, dicevo prima, le soluzioni, ma anche le verità in qualche modo, e poi si accorge che le distanze sono molto meno lontane rispetto a quello che qualcuno può far credere, e quindi ben venga l'incontro, sono disponibile a qualunque tipo di confronto, di ragionamento, che possa essere utile intanto a informare correttamente le persone, perché le persone si fanno un giudizio sulle informazioni chiare che vengono trasmesse. E quindi secondo me è importante, visto che di ASM si parla troppo e si è sempre parlato troppo, che la gente si faccia un'idea direttamente, non perché il tizio dice una cosa o l'altro tizio dice un'altra, ma perché sentendo tutte le diverse campane possa alla fine scegliere un'idea, un orientamento, un convincimento. Un'ultima domanda che coinvolge ASM, ma coinvolge poi di fatto tutta la città. Lei sa bene appunto che siamo a stagione turistica praticamente avviata e uno dei problemi atavici della città di Taormina è quello del traffico, che coinvolge automaticamente ASM. Si è parlato di un nuovo piano viario che doveva scattare dal 1° di maggio, almeno secondo gli intenti dell'amministrazione. A questo punto non sappiamo più cosa avverrà, però chiaramente il traffico a Taormina va rimodulato. Qual è la sua opinione a riguardo? Fermo restando che non conosco il piano della viabilità che è stato predisposto dall'assessore, magari sarebbe il caso anche su questo fare degli incontri più allargati, ma non più allargati alle forze politiche, alle categorie sociali, ai cittadini, perché il piano della viabilità di Taormina ha grosse ripercussioni sulla vita non solo delle imprese, ma anche dei singoli cittadini. La mia idea è quella che comunque Taormina va progressivamente pedonalizzata. Occorre cioè in qualche modo studiare dei meccanismi che non penalizzano chi vive a Taormina, ma che consentono comunque di ampliare le zone pedonali o comunque a traffico limitato e, come dire, rendere più difficile l'accesso alla città di soggetti che invece vengono solamente per una passeggiata sul corso. Quindi da questo punto di vista ben venga anche la gestione attraverso le cosiddette telecamere, purché venga fatta in maniera oculata e venga fatta preventivamente concordando come comunque i cittadini si possono muovere liberamente in città, come chi vuole venire in un albergo preventivamente può essere, come dire, può organizzarsi. Quindi se andiamo in questa direzione sicuramente sarà un discorso condiviso da tutti e attuabile. Se invece ci limitiamo a provvedimenti tamponi, chiudiamo una strada, ne apriamo un'altra e così via, senza un disegno complessivo che negli anni deve portare a questo obiettivo che io dicevo, allora credo che non facciamo un buon servizio alla città. C'è la problematica di via Fazzello, c'è la problematica dell'accesso al Continente, diciamo, Continente nel senso della via Porta Arcangeli, ecco, queste cose vanno ragionate. Perché comunque io ritengo, come avviene ormai nei centri storici delle principali città, dobbiamo andare verso una forte riduzione del traffico viario automobilistico nelle parti di pregio della nostra città.